La sua nascita 7 anni fa è diventata la city car elettrica più venduta in Europa. Ora Renault Zoe si evolve espandendo i suoi limiti grazie ad una nuova batteria da 52 kW che le consente di arrivare a 395 km di autonomia per abbandonare l'ansia da ricarica. Anche le prestazioni vogliono la sua parte, per questo Renault ha equipaggiato la nuova Zoe con un nuovo motore più performante, capace di erogare una potenza di 100 kW ed aumentare la velocità massima a 140 km orari. Per consentire una fruibilità maggiore in ogni occasione, la piccola francese ora introduce anche una nuova tecnologia di ricarica rapida, a corrente continua fino a 50 kW, e che rendono Zoe l'auto elettrica con la ricarica più versatile del mercato. Zoe introduce anche la ricarica in corrente continua completando il ventaglio di soluzioni di ricarica già disponibili in corrente alternata a casa o su strada, una nuova possibilità particolarmente adatta ai lunghi viaggi. Infatti basta una breve sosta per un caffè ammirando un panorama mozzafiato perché Zoe recuperi in 30 minuti l'energia sufficiente per percorrere altri 150 km. Le novità tecnologiche non finiscono qui, perché Zoe porta in dote gli ultimi sistemi di ausilio alla guida, come la frenata automatica d'emergenza e il sistema di mantenimento di corsia, oltre ad una connettività all'avanguardia con cockpit digitale e display multimediale, che si instaura al centro di una plancia completamente ridisegnata. I prezzi oscillano dai 25.900 euro ai 39.500, a seconda dell'allestimento e della batteria a noleggio o di proprietà. Insomma, 400 km di autonomia per un'auto elettrica iniziano ad essere ragionevoli, anche con il piede pesante che affonda sull'acceleratore. La nuova Volkswagen Passat debutta con un look ringiovanito, dimensioni invariate rispetto alla precedente versione e interni che ora possono contare in molta più tecnologia di bordo e una nuova piattaforma di infotainment. Le novità più importanti le si rintracciano però nel comparto motorizzazioni. Arriva infatti un'unità ibrida con una potenza complessiva di 218 cavalli che va ad equipaggiare la versione GTE mossa da un 1.4 TSI. Ad affiancare questa new entry ci pensano motori benzina e diesel, la cui meccanica vede la trasmissione manuale o automatica e trazione anteriore o integrale. Nella gamma di Passat aggiornata, Passat Evoluzione, c'è un motore che è centrale, il 150 cavalli turbo diesel, e praticamente copre anche più della domanda totale. Questo motore è stato evoluto, cioè ha subito un'evoluzione molto importante, come dicevo, nel trattamento dei gas di scarico. Adesso dispone di due catalizzatori SCR, che sono quelli specifici per il trattamento degli NOx, con doppia iniezione di additivo AdBlue, quindi a base di urea, e in questo modo si riesce ad abbattere ulteriormente i gas, l'NOx, addirittura dell'80%. Non manca poi in listino la versione all-track, per chi non vuole farsi mancare lo spirito off-road che Passat è in grado di regalare. Fascioni paracolpi in contrasto con la carrozzeria e assetto rialzato sono solamente due delle peculiarità di questa variante. Le novità sotto il segno della tecnologia vanno a braccetto con il comfort di bordo e molte delle quali sono di forte ausilio alla guida.
adatta la velocità, rilevando la segnaletica stradale e la posizione GPS e molto altro. L'infotainment, il MIB3, quindi la nostra piattaforma di infotainment di terza generazione che debutta in casa Volkswagen su Passat, quindi per un futuro di acquisizione di app e di altri, per esempio streaming musicale. Lo smartphone diventa la chiave d'accesso, basta accostare lo smartphone alla maniglia di apertura della porta e si riesce a sbloccare le sicure, la chiusura centralizzata e poi anche a effettuare l'avviamento. Dunque sempre più personalizzabile, connessa in rete, due in tutto gli allestimenti in listino, business o executive. Dopo le sorelle del gruppo Volkswagen, anche la Seat Mii si converte all'elettrico. La scelta della propulsione 100% elettrica sposa alla perfezione le dimensioni e il contesto in cui si posiziona. Con i suoi 3,55 m di lunghezza, l'utilizzo cittadino rappresenta il suo miglior territorio. Presentiamo il primo passo verso l'elettrificazione di Seat. Con Mii Electric lanciamo appunto questo tipo di motorizzazione nella nostra gamma. E lo facciamo anche con una formula commerciale, secondo noi, giusta per gli italiani. E in pratica togliamo tutti gli interrogativi che ci sono sull'elettrico. Abbiamo un'auto che offre un'autonomia di 260 km in ciclo WLTP. In ciclo urbano può arrivare anche a fare 300 km e anche oltre. L'autonomia garantita è di circa 265 km, più che sufficiente per affrontare gli spostamenti urbani quotidiani senza l'ansia da ricarica. Le batterie, alloggiate sul fondo della vettura senza perdere capacità di carico, si rigenerano all'80% in meno di un'ora da una colonnina da 40 kW, mentre con wallbox domestico da 7 kW e 2, i 4 quinti della capacità energetica vengono ripristinati in poco più di 4 ore. Il propulsore eroga in totale una potenza di 83 cavalli, che rendono la guida di questa piccola city car scattante e piacevole anche nel traffico cittadino. La Seat Mii monta inoltre il sistema Seat Connect, che tramite l'app Drive Mii permette di accedere al veicolo da remoto per gestirne navigatore, computer di bordo e sistema audio. Rispetto alle due vetture elettriche di Skoda e Volkswagen, Up e CityGo, la Mii è la più economica delle tre, con un prezzo di listino di 23.500 euro, che per il segmento delle piccole elettriche è davvero competitivo. Il brand dei quattro anelli è sicuramente tra le case automobilistiche più attive nel campo dell'innovazione e della ricerca. Audi primeggia da tempo nello sviluppo di nuove tecnologie, spesso intersecate con altri settori tecnologici e nella successiva applicazione sui modelli di serie, mettendo così tali tecnologie al servizio del cliente e della collettività. Ogni volta che oggi progettiamo e portiamo sul mercato delle auto, e parlo di cose che girano oggi sulle nostre strade, ci accorgiamo quanto settori come la cibernetica, l'aeronautica, la balistica, addirittura la medicina, stanno portando nell'abitacolo delle nostre auto. E portarle nell'abitacolo vuol dire portarlo nelle nostre vite. Quindi quello di cui siamo fondamentalmente convinti come Audi è che non c'è innovazione tecnologica se questa non rilascia effettivamente benefici concreti. Il futuro di Audi ha come linee guida fondamentali l'ecosostenibilità e la sicurezza, senza però distogliere l'attenzione dal piacere di guida e dal senso di libertà che si deve provare all'interno del proprio mezzo di locomozione. Rispetto al passato, ciò che vediamo nei nostri motor show oggi rappresentato sui concept
è qualcosa che adesso anticipa in termini temporali, con poco tempo, quello che poi troviamo sulle auto di produzione. Il primo passo verso il futuro è rappresentato dalla nuova e-tron Sportback in arrivo al Salone di Los Angeles, ma la strada intrapresa da Audi nei vari segmenti del mercato si può facilmente comprendere grazie alla batteria di concept con sigla Artificial Intelligence per soddisfare tutti i futuri clienti del brand a quattro anelli. Tanto design per una vettura che vuole conquistare una clientela facoltosa. La serie 8 Gran Coupé punta infatti su linee eleganti, scolpite da curve armoniose che regalano dinamicità e mascherano le dimensioni di una vettura con più di 5 metri di lunghezza. Spazio a tutto vantaggio di chi siete dietro, garantendo così viaggi confortevoli come impone una Gran Coupé, ma senza rinunciare allo stile e alla cattiveria punto di forza del design bavarese. Non solo lusso all'interno di questa serie 8 Gran Coupé, ma anche tanta tecnologia, a tutto piacere del pilota che può contare sul virtual cockpit da oltre 12 pollici e il sistema di infotainment inclinato leggermente verso il posto guida. Neanche a dirlo, i materiali sono un tripudio di pellami in contrasto con l'acciaio satinato in pieno stile BMW. Nessuna novità sotto al cofano rispetto alle sorelle Coupé e Cabrio, rimane infatti il propulsore diesel da 320 cavalli, forse il più a fuoco per questa vettura, e il V8 biturbo benzina super performante, che meno si sposa con le lunghe percorrenze. Appena sotto i 100.000 euro di prezzo base, che arrivano ad oltre 130.000 per la M850i X-Drive, che sono però motivati dai 530 cavalli e prestazioni da supercar. Sportività, eleganza e praticità in una sola vettura. La risposta più comune negli ultimi anni è sicuramente SUV, ma non necessariamente. Le shooting brake sul mercato sono poche e Mercedes è stata probabilmente la casa che ha creduto maggiormente in questa evoluzione sportiveggiante di una station wagon. Prima con la CLS e successivamente con la più piccola, CLA. Eccoci dunque alla guida della nuova generazione di CLA Shooting Brake, una vettura basata sulla piattaforma della nuova classe A, dalla quale riprende per intero gli interni con il sistema di infotainment MBUX e la nuova disposizione di console centrale. All'esterno la CLA si caratterizza per il taglio frontale, denominato Shark Nose, inclinato all'indietro così da renderla più aggressiva fin dal primo sguardo. La vera differenza sta però nella linea discendente del tetto, fino ad arrivare all'1.8 posteriore inclinato e spiovente, che la rende decisamente sportiva. Bagagli e passeggeri posteriori ne risentono rispetto ad una normale station wagon di pari lunghezza, ma rimane comunque un ottimo compromesso tra comfort e sportività. La vettura della nostra prova monta il propulsore 2000 diesel da 150 cavalli con sigla 200D che assicura buone performance e consumi contenuti per chi percorre molti chilometri in autostrada. Una vettura adatta quindi a chi, nonostante la necessità di uno spazio a bordo importante, non vuole rinunciare allo stile e la sportività della linea tipica da shooting brake.